Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale per un nuovo video. Allora, oggi ho cambiato location per farvi vedere una cosa che ho fatto in un paio di giorni per comodità. Quindi adesso vi faccio vedere cosa ho costruito. È una cosa che tecnicamente esiste già, però ho voluto farmela adattandola alle mie esigenze. Quindi andiamo a vedere subito cosa ho costruito. Allora ragazzi, come potete vedere, ho costruito praticamente una staffa per il letto a soppalco, cioè ho costruito questa staffa e ho montato questo attuatore per far sì che la televisione scorra dal basso verso l'alto e viceversa, tutto quanto attraverso un meccanismo telecomandato. Allora, in poche parole, io ho costruito questa staffa e ho costruito la staffa della televisione. Ecco qui come è stata costruita la staffa, quindi con due pezzi di alluminio, un pezzo di plexiglass ovviamente bello grosso e un altro pezzo di alluminio. Poi qui l'ho spessorata con un altro pezzetto di plexiglass abbastanza grosso e ho forato, modificato il perno dell'attuatore. Quindi di conseguenza ho modificato un po' le cose in base alle esigenze che mi servivano. Qui ci ho messo dei tiranti, quindi delle molle, in modo tale che quando la TV sale praticamente mi resti in posizione. Ora vi faccio vedere come funziona, perché è veramente una figata, almeno secondo me è una figata e anche comoda. Ho fatto questo lavoro proprio perché metterla in appoggio sul piano della scrivania avevo metri di prolunghe e invece così facendo ho praticamente la presa TV e corrente lì. Quindi ho fatto questa cosa proprio per evitare di avere metri e metri di fili in giro. Ok ragazzi, ora vi faccio vedere come funziona. Ora lei sta salendo. Avendole proprio di fronte, è proprio una cosa meravigliosa secondo me. L'attuatore è da 300 mm con l'uscita del pistone sempre da 300, quindi totale fa 60. Ora è quasi arrivato all'altezza massima. Ecco qui che è arrivato ad altezza massima. Ora vi faccio vedere da vicino. Ovviamente poi il nastro adesivo lo tolgo. Ripiazzerò con qualche fascetta. Così facendo non ho neanche dovuto forare il letto, quindi non ho modificato nulla, ho solo utilizzato le sue viti di fissaggio che già c'erano in definitiva. Questa è la scatola per il telecomando per utilizzarlo a distanza, vabbè, alimentatore della televisione. Qui c'è la ciabatta perché sennò non posso attaccare più di una spina. I tiranti a molla, che come potete vedere adesso sono anche belli in tensione. E poi posso
posso tranquillamente farlo scendere. Così va a riposo. Ora lui sta scendendo. Da dove è partita? Ovviamente ragazzi, tutto questo l'ho fatto con circa un centinaio di euro, perché ho usato parecchi pezzi che avevo in garage e quindi di conseguenza non ho speso moltissimo. L'unica cosa che ho dovuto prendere è appunto l'attuatore da 300 che costa sulle 80 euro circa, però la cosa funziona veramente bene, almeno per quello che serve a me funziona da Dio. Quello qua a breve lui si ferma perché è arrivato in posizione. Ecco che è arrivato a fine corsa e ha terminato praticamente il suo viaggio. Questo aggeggio mi sembra molto utile ragazzi, proprio per evitare staffe in giro, appenderle su per i muri che poi si vedono canalette, questo e quello, così ho risolto la problematica che avevo in definitiva. Quindi e per quanto possa sembrare un'idea stupida, in realtà è molto funzionale. Quindi ci vediamo nel prossimo video e like a bomba ragazzi e iscrivetevi. Ciao!